Il presidente raggiunge telefonicamente l'imprenditore che rilascia una testimonianza sulla sua esperienza. Ci siamo tolti di un macigno che portavamo addosso io e la mia famiglia, naturalmente. Praticamente avevamo due attività, una è stata, diciamo, chiusa, però abbiamo continuato un'altra attività e io con mio fratello abbiamo intrapreso una nuova attività, diciamo. Prima avevamo un ingrosso, gestivo un ingrosso, mio papà, ora si è specializzato soltanto in un settore e in più mio fratello ha aperto un'attività sua, personale, il bar. La sua volta è arrivato quando, diciamo, abbiamo conosciuto il presidente e così in forma, l'ho conosciuto durante un concerto di Gigi D'Alessio a Gela, ovviamente c'era una conferenza stampa prima di questo concerto, avevamo accennato e diciamo che poi è arrivato il momento della denuncia quando proprio eravamo sopraffatti di questa gentaglia e mio fratello ha avuto il coraggio di denunciare e poi il presidente, fondendoci coraggio, ci ha assistito durante le fasi della denuncia, durante le varie nel processo e devo dire che se non ci sarebbe stato lui sarebbe stato molto, molto duro su questo tipo di. C'è un punto, diciamo, molto coraggio e abbiamo avuto anche, diciamo, una persona sempre disponibile in qualsiasi momento, sempre accanto, diciamo, lui e l'associazione, naturalmente con gli avvocati e tutto. Praticamente, puntualmente, venivano a prendere i soldi e finirci se caero, poi grazie anche personalmente, che volevano farci del male anche a livello fisico. E mio papà ha avuto subito un'aggressione da questi signori qua. Subito eravamo visti come delle persone che mandavamo in centro, le persone in galera con facilità, però poi diciamo che il clima sta cambiando. Lei pensa che dopo la sua esperienza altri suoi colleghi denunceranno? Guardi, se io avrei modo di parlare con delle persone che subiscono questo tipo di situazioni, consiglierei subito denunciare, di rivolgersi all'associazione Gaetano Giordano di Gela. Io personalmente non so cosa, se altre persone sono sottoposte a pizzo, a racket o altre cose, però se incontrerei una persona e mi direbbe che ha questo tipo di problema, io gli consiglierei la denuncia e di rivolgersi al nostro amico Caponnetto.